In diretta. Siamo in diretta? Dovremmo essere in diretta. Buonasera a tutti e benvenuti alla Galleria della Via degli Artisti. Abbiamo detto che quest'anno faremo pochi eventi ma molto particolari. Abbiamo già intervistato Concetta Cappelletti che ha organizzato una meravigliosa mostra a Soriano dal 2 settembre. Ma dal 20 si trova qui alla Galleria della Via degli Artisti, quindi il secondo step della mostra di Batik, quest'arte millenaria che stiamo cominciando a conoscere. Loro la conoscono da tanto tempo, io personalmente la conosco da molto poco. E siccome molta gente ha chiesto informazioni di questo Batik, ci siamo organizzati per fare una dimostrazione in diretta oggi qui alla galleria. Allora, Concetta, Susanna. introduci Susanna, spiegaci quello che farete, io mi metto buona buona qui ad osservare Allora, con tutto il pubblico si numeroso. possono anche alzare e venire vicini per così vedere meglio. Intanto grazie Laura, scusami Ah sì, Susanna, no, e scusate. grazie a voi tutti presenti per essere venuti. Scusateci sicuramente l'emozione, perché insomma comunque è la prima volta che facciamo A, una mostra collettiva interamente dedicata al batik, B, anche una dimostrazione dal vivo sulla tecnica. Quindi perdonateci le L'emozione. esitazioni nel linguaggio, magari nel non riuscire a trovare subito le parole giuste. Allora, abbiamo preparato qui, vedete l'AI, adesso con Susanna Tommasi, che è un'altra delle autrici, artiste presenti nella galleria, vi faremo vedere come funziona la tecnica batik, che è fatta con degli step, dei passaggi fra stesura di cera, che serve a sigillare il tessuto, e tinture per tingere la stoffa. Piacere, me Vai. vado? Sì, spiega cosa vuoi Ah spiegare. sì, no, però magari si dovrebbero avvicinare chi vuole vedere. Se Come volete. vedete? Metto prima che quello che ho finito. Allora, Allora, qui questo è un abbiamo. tessuto bianco, no? Se io voglio fare, per esempio, qui c'è disegnato un fiore e quindi se io voglio mantenere i petali bianchi, la cera vado a mettere su Allora, quindi i avete un petali. contenitore con la cera. Allora, Ho sto stampato collegando. una cera d'api che può essere mista, anticamente si usava soltanto la cera. Poi, diciamo, attualmente si utilizza anche sì, una mistura di cera e di paraffina. Quindi avete Quindi un si pelo con un scioglie. disegno semplice a matita. Sì, può essere un disegno, oppure se vogliamo fare una cosa Che astratta, possiamo fantasia. utilizzare soltanto, possiamo anche non utilizzare il disegno e andare un po' a mano libera, così insomma. Allora, in Sostanzialmente sostanza scrivano. il fornelletto, sì, mentre Susanna lavora, il fornello serve a mantenere la cera calda, perché se la cera è calda riesce a penetrare perfettamente nella fibra. Infatti il tessuto viene non a caso messo su un telaio ben tirato, perché più è tirata la stoffa, la seta, il cotone, comunque purché siano fibre naturali, più la cera penetra in profondità completamente nel tessuto e fa da impermeabilizzante. Infatti il batik rientra fra le tecniche a riserva. Tutta la parte che viene coperta dalla cera non si tingerà in pratica, non prende colore. Quindi tu stai mettendo la cera nelle parti che vuoi che Che rimangano devono rimanere bianche. bianche. Ok, esatto. Quindi in questo caso i petali. Ora noi stiamo utilizzando il pennello per mettere la cera, perché nella, diciamo, adozione da parte nostra occidentale, nell'elaborazione del batik abbiamo introdotto anche il pennello. Questo non toglie che lo usino anche in Indonesia, ma in Indonesia, scusate, l'attrezzo che usano per mettere la cera è questa pipetta, si chiama junting, può avere diverse forme,
che è fatta semplicemente da una bacchetta di bambù, di canna, di legno con un serbatoio in metallo, generalmente di rame, questo in ottone ad esempio, però in metallo perché il metallo mantiene la cera ben calda all'interno. E dal beccuccio piccolo, da questo piccolo canaletto, escono tante minuscole gocce di cera. Il termine stesso batik deriva proprio da due parole indonesiane che praticamente sono amba, che significa scrivere, e tik, che vuol dire goccia. Quindi tante minuscole gocce di cera che vanno a, diciamo, disegnare la tela. Adesso vi faremo vedere, poi se volete potrete anche provare voi ad utilizzare il junting o il pennello. E la cosa bella è la magia che si ha alla fine, quando cioè ricoperte le parti bianche con la cera, si va a tingere il tessuto. Ci si accorge appunto di come la riserva, la cera, abbia risparmiato quelle zone che non vengono colorate e venga in evidenza il disegno. Un lavoro di pazienza. È un lavoro di pazienza e di concentrazione, soprattutto perché nei punti in cui la cera penetra non si può più tornare indietro. Quindi quell'area ormai rimane riservata, di conseguenza bisogna avere ben definito nella mente o in uno schema o in un bozzetto che uno può avere accanto la sequenza delle varie fasi di cera e di colore che vanno rispettate perché altrimenti il lavoro rimane confuso. E fino alla fine della lavorazione del telo batik c'è sempre l'effetto sorpresa, perché poi quando si va a rimuovere tutta la cera si vedono gli effettivi risultati, no? Dei vari passaggi. Fino alla fine tu non sai. Fino alla fine non sai, non hai. Oddio, noi che abbiamo l'occhio allenato al batik e che lo facciamo da tanto tempo, riusciamo anche a capire prima il risultato, però c'è sempre anche per noi a volte l'effetto sorpresa, proprio perché a volte si creano le famose tratture sulla tela che sono date dal tessuto incerato che viene accartocciato, come quelle, sì, in fondo ce ne sono anche altre evidenti nei lavori di Gina o di Susanna stessa, che praticamente derivano dal telo cerato, accartocciato, dentro cui va poi, nelle fessure che si creano sulla cera, va ad insinuarsi il colore. E quando si toglie la cera rimangono questi effetti che danno un po' l'idea marmorea, no? Del tessuto. Dipende dal disegno, Alessandra, dipende da quello che tu hai in mente di fare. Noi qui avevamo ad esempio il disegno di una margherita e quindi sta risparmiando, aspetta, lo mettiamo un attimo così vedono. Sono stati risparmiati i primi petali, no, della margherita. E non so se si vede la trasparenza, riuscite a notare in trasparenza? Se ci fosse una luce, forse dietro sarebbe ancora più evidente. La cera è penetrata sia da una parte che dall'altra. E quindi ha risparmiato totalmente queste parti di petalo, che saranno bianche alla fine di tutto il lavoro. Ora sembrano più scure perché c'è la cera sopra. Un'altra cosa, si inizia dai dettagli oppure fai, cioè, i dettagli e lasci alla fine? Beh, nel senso che ci sono anche tanti piccoli dettagli di occhio in alto, vedo. Dipende dai colori di questi dettagli. Allora, bisogna rispettare una scala di colori. Si parte dalla tonalità più chiara a quella più scura. Quindi, se io ho dei dettagli che devono rimanere bianchi, ovviamente andrò a rivestirli con la cera adesso, a coprirli ora. Se invece devono essere colorati, dipende dal colore che io devo dare a questi dettagli. Il colore deve sempre andare dalla tonalità più chiara a quella più scura. E soprattutto se io uso il bagno di colore, quindi se io immergo il telo direttamente nella bacinella, devo considerare che le tonalità si sommano. E quindi se metto un giallo come primo colore, non avrò mai su questa tela che io ho messo a bagno nel giallo, non avrò mai il blu. Perché se io comunque mettessi
il telo colorato di giallo in una bacinella col blu, avrò alla fine come risultanza un verde. Quindi devo anche tenere in considerazione l'unione delle varie tonalità di colore e la sequenza dalla più chiara alla più scura. Quindi è veramente un lavoro di concentrazione, perché devo riuscire a mantenere questi step che vanno rispettati in maniera molto sequenziale, quasi rigida a volte, perché bisogna, se vogliamo avere un lavoro, no, che sia definito. Poi dipende, ecco, dalle... Quindi i colori vengono messi per bagni successivi? Allora, la tecnica originale, quella appunto presa dall'Oriente, dall'Indonesia, che è appunto considerata la patria di origine del batik, e il colore viene dato per bagni di colore, quindi il telo viene completamente immerso in vasche colorate. Noi abbiamo anche la facoltà di mettere il colore cioè dandolo col pennello, soltanto in alcune piccole parti. Ad esempio, proprio i lavori di Dina Moscato, che è un artista che si trova a Treviso, hanno la caratteristica dei contorni delineati completamente col bianco. Quindi questi contorni bianchi, che sono quelli fatti subito con la cera, ok, immaginate in tutti i punti che voi vedete bianchi, il primo lavoro fatto dall'artista. Quindi ha preso il pennello o lo strumento, il junting, e ha tracciato tutti i contorni con la cera. Poi, nei punti in cui doveva dare il viola, ha messo col pennello il colore viola, nei punti gialli ha messo con il pennello il colore giallo. Il colore non ha invaso gli altri spazi, perché c'era la cera che faceva da confine, diciamo, ok? Quindi noi adottiamo anche il pennello per dare il colore. La tecnica, però, quella proprio, diciamo, fedele alla tradizione, vuole che sia dato per bagni di colore. E quindi lì, dopo, con la cera copri, per esempio, passi, non so, una prima passata di giallo, no? Poi con la cera copri quello che fuori. Copro, perfetto, copro il giallo con la cera, quindi quelle parti non resteranno gialle, e do il bagno di colore con il rosso, e lì avrò il rosso che magari è un po' più aranciato perché ha una tonalità di giallo sotto. Devo usare un rosso più forte. Se però tu con la cera copri anche quello che poi diventerà rosso, no? Allora, noi abbiamo preparato lì, infatti, perché inizialmente come sequenza non è molto semplice da, come si dice, da capire, ma non da capire, proprio da immaginare. Abbiamo preparato lì dei pannelli con dei riquadri in seta, in cui c'è proprio step dopo step tutti i vari passaggi. Dal fazzoletto in seta completamente bianco, senza niente, al fazzoletto con il disegno, allo stesso con le parti bianche risparmiate con la cera, al primo bagno di colore col giallo, al giallo ricoperto con la cera perché rimanga giallo, il secondo bagno di colore con l'arancio, le parti arancioni ricoperte con la cera perché rimangano arancioni, e poi l'ultimo con il verde. Ecco, il verde rimane verde. Lo dai sempre di immersione, o dopo il blu sopra il giallo, dipende dalle, oppure gli do un verde, e viene a seconda delle tonalità che io uso di colore, può essere un verde più forte, un verde più scuro, no? E poi devo togliere la cera. L'ultimo passaggio in assoluto del lavoro è quello di togliere la cera. Come si toglie la cera? La cera si toglie, almeno per quello come la facciamo noi, si toglie togliendola con carta assorbente, mettendo il batik, il tessuto cerato, fra due strati di carta assorbente e il ferro da stiro. Il ferro da stiro scioglie la cera che rimane attaccata alla carta. L'effetto finale però è quello che risulta nell'ultimo fazzolettino, l'effetto crepato intorno, nello sfondo del telo, perché sia durante la lavorazione succede, a volte anche si fa in maniera, diciamo, mirata, si accartoccia il telo in modo tale che
si fessuri questa cera, si creino proprio delle crepature, delle crettature nella cera, dove il colore, l'ultimo colore, si va ad infilare. E quindi rimane poi, quando si va a togliere la cera, rimane questo effetto chiamato craquelé, appunto dà quest'idea marmorea del tessuto. Ed è una caratteristica per noi abbastanza peculiare del batik e anche molto, come si può dire? Suggestiva. Suggestiva, brava, la cosa che ci piace di più, quantomeno noi ci siamo confrontati sul batik, è la cosa che ci cattura di più, questo effetto crepato, questo effetto finale della cera crepata. Siamo quasi alla fine della margherita. Magari con il junting proviamo a fare qualche puntino nella parte centrale, così vi facciamo vedere anche come si usa il junting. E poi ripetiamo, se qualcuno volesse cimentarsi e provare ad usare il junting o il pennello, è un'esperienza che comunque si può... Lo teniamo un po' al caldo perché così anche la parte di metallo si scalda e la cera all'interno rimane sempre calda e fluida. Se vi volete avvicinare per vedere, fate pure, perché magari da lontano non è facile. I colori dopo sono dei colori particolari. Il tessuto. Sono colori per tessuto, sì. Perché tu dicevi, non c'è un altro proprio silk per l'abbigliamento, no? Sì, sì. Non per decorazione. Allora, in Indonesia sì, era la tecnica che le donne di alto rango inizialmente, sto provando a scrivere, quindi poi lo lasciamo, mi ricordo, che le donne di alto rango utilizzavano per decorare i tessuti, ed erano tessuti anche molto pregiati perché venivano utilizzati nelle cerimonie sacre oppure nei rituali importanti, quindi avevano un certo pregio. Poi hanno insegnato anche alle fanciulle e poi la tecnica si è diffusa in maniera molto più, come si può dire, si è proprio maggiormente diffusa, soprattutto poi quando c'è stata l'introduzione di uno stampo, perché inizialmente si lavorava soltanto col junting. Poi e le decorazioni erano molto fini, molto particolari e soprattutto, diciamo, originali, una diversa dall'altra. Con l'introduzione dello stampo le decorazioni sono diventate ripetitive. Lo stampo mette la cera, quindi? Lo stampo è realizzato in rame, sono delle decorazioni fatte con una sottile lamina di rame, oppure possono anche essere in legno, viene immerso nella cera e poi pressato sopra il tessuto. Proviamo a bagnarlo. Allora, aspetta, proviamo a finire di scrivere galleria della Via degli Artisti. Se uno vuol cominciare, dove li trova tutti questo attrezzo? Esistono negozi, quelli per le belle arti, insomma, sono strumenti sì speciali, diciamo speciali per il specifici per il batik, però si trovano nei negozi di belle arti. Quello rimarrà bianco. Sì, questa parte qui della scritta rimarrà bianca.
non fare. Adesso quando lo tingeremo, perché è una cosa più tradizionale. Ma metti quanti, io lo faccio una foto. Grazie. Adesso lo stacchiamo dal telaio. Quella boccetta che c'è dentro? Colore. Ah, proprio colore? L'ho preparato prima di venire giù per farvi vedere poi adesso nel bagno di colore come... Ma non bisogna farla asciugare, niente? No, la cera è già asciugata. Ah, già... Cioè, in realtà la cera si solidifica quando gli si abbassa la temperatura. Quindi, finché nel pentolino la temperatura è calda, rimane liquida. Ma poi appena si poggia già la sua temperatura si abbassa, quindi si solidifica subito. In teoria andrebbe bagnato, però adesso sì. Non abbiamo modo, quindi li immergiamo direttamente. Tanto il colore è molto liquido. Adesso va lasciato un pochino. Andrebbe sì. Sì. Per rispettare i tempi, perché il tessuto prenda il colore, bisogna intanto avere anche diciamo dei colori che sono specifici perché si fissino al tessuto. Va tenuto in immersione per qualche minuto e poi dopo va tirato fuori dal bagno di colore. Ovviamente, insomma, ci sono dei passaggi che, insomma, saltiamo per maniere. Per una questione ovvia, diciamo, però ecco, tirandolo fuori, aspetta. Così lo puoi. Ecco, riuscite a vedere, insomma, la margherita. Ha riservato il tessuto e il colore non è passato. Wow. Perché il colore non è passato? Non è passato. Perché non è passato. Non passato. Non è passato nella parte che era di coperta di cera. Sì. Stendi la tutta. Uno, due. Mettilo dentro, dopo magari lo togliamo. Così intanto. Allora adesso, veramente, per chi ha curiosità di provare, si può avvicinare. Abbiamo qui dei telai bianchi. Allora, adesso lo mettiamo. Con il tessuto, qualsiasi decorazione, dalla fantasia al disegno. Possiamo sperimentare, è veramente una prova, insomma, senza nessuna pretesa, perché poi ci vuole allenamento, ci vuole pratica per riuscire a sentirsi sicuri. Però aver capito il principio è la cosa fondamentale in questa fase. Vado a prenderla subito. Allora, sono venuta e c'era cominciato. Vengo a trovare a casa. Grazie. Penso che sì, però
Ah sì, Maria, tu sei la Sì, sì, dove metti? Dove metti?